Grazie per essere intervenuti. Questa conferenza stampa l'abbiamo convocata all'inizio dell'iter per quanto riguarda il percorso in aula del cosiddetto decreto Giovannini. Insieme a me sono presenti Antonio Placido, Giorgio Airaudo e Titti Di Salvo, che al di là di essere noti in quanto parlamentari, sono anche i componenti della Commissione Lavoro. Noi abbiamo esposto una serie di preoccupazioni e anche di soluzioni alternative a quelle che sono state presentate dal Governo. Il Governo si dimostra, come spesso è accaduto nel corso delle ultime vicende, sordo a qualsiasi elemento migliorativo della propria azione amministrativa. Noi intendiamo continuare e proporre delle misure alternative e proprio per questo lascio l'illustrazione della nostra posizione a Giorgio Airaudo, che è capogruppo nella Commissione Lavoro. Grazie. Allora, noi siamo nella giornata di ieri, abbiamo assistito a un comportamento in commissione da parte della maggioranza che ha messo nei fatti, ci ha imposto una fiducia di fatto, perché ha impedito a tutti i propri rappresentanti, impedito tra virgolette, di presentare qualunque emendamento, quindi gli unici emendamenti al decreto Giovannini erano quelli delle opposizioni, sono stati liquidati con votazioni molto rapide. Noi pensiamo che questo sia un gesto grave, non tanto perché si consuma vicino alla pausa estiva, c'è la fretta di chiudere i lavori parlamentari, ma soprattutto perché questo tema, il tema del lavoro, era stato uno dei temi che il Governo aveva voluto mettere al centro della sua iniziativa. E noi pensiamo che il decreto che è stato presentato va in una direzione totalmente sbagliata. Noi siamo a un intervento dove ci sono poche misure propositive, ci sono pochissime risorse, al Senato sono state fatte delle modifiche che, come sapete dalle notizie di queste ore, rischiano anche di non avere delle coperture, per cui questo decreto rischia di tornare in terza lettura al Senato. Siamo di fronte a un intervento che va nella direzione sbagliata perché tenta di aggredire il tema della disoccupazione, affrontando prioritariamente quella giovanile, ma i propositi che si dà sono quelli di trovare soluzioni con fondi incerti per meno dell'1% dei disoccupati. Voi sapete che il Ministro dice o auspica che ci sia la possibilità di stabilizzare, e non si sa in alcuni casi per quanto tempo, peraltro, vista l'esiguità delle risorse, di stabilizzare poco meno di 70.000 lavoratori. Vi sono altri studiosi come il professor Tito Boeri che sostengono che nella migliore delle ipotesi stabilizzeranno 27-28 mila persone. Noi siamo di fronte a un problema in questo Paese che tra chi non cerca più occupazione e chi è disoccupato ormai raggiunge e sfiora i 7 milioni di disoccupati. E quindi siamo a un intervento veramente minimo, molto d'immagine. Le risorse che si usano non sono fresche. Sono risorse che si prendono dal fondo di rotazione, non sono certe nel tempo e poi vi è un aspetto per noi preoccupante che dopo aver nel tempo provato a costruire una forma di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nell'ingresso nel mondo del lavoro attraverso l'apprendistato, si precarizza lo strumento dell'apprendistato, lo si precarizza perché si dice che è in deroga. Si può escludere la formazione dall'apprendistato. Voi capite che se dall'apprendistato escludete i 120 giorni di formazione, finisce la natura dell'apprendistato. Diventa un contratto come gli altri, diventano persone che vengono inserite al lavoro, presumibilmente giovani, ma a fare lo stesso lavoro degli altri, pagati di meno e a un costo inferiore. Tra l'altro faccio notare che nella prima stesura questa norma era considerata transitoria, doveva scadere entro il 2015 perché legata all'emergenza delle crisi, cioè si derogava la formazione perché c'era la crisi e già questo è discutibile. Dopo gli emendamenti fatti al Senato e col testo blindato che ci è stato presentato ieri, sparisce la data del 2015 e quindi la deroga diventa permanente, cioè quindi permanentemente uno potrà
derogare dai 120 giorni di formazione. In più si rende possibile per due fattispecie su tre dell'apprendistato la sommatoria, per cui si può fare due contratti di apprendistato con motivazioni diverse e sostanzialmente si rende il contratto di apprendistato un altro contratto precario, cioè ciò che era nato come alternativa alle politiche di precarizzazione e come percorso molto lungo di stabilizzazione ridiventa strumento di precarizzazione. Noi pensiamo che non è in questo modo che si affronta, come si dice, che si affronta la disoccupazione di questo paese. Pensiamo che sarebbe servita una discussione più approfondita. Pensiamo che bisognerebbe scegliere una direzione di marcia e non zigzagare tra i vari provvedimenti scaricando sulla messa a disposizione dei diritti, delle libertà dei lavoratori, delle loro condizioni di costo, dei loro vantaggi fiscali l'opportunità di cercare lavoro. Sostanzialmente si dice che la responsabilità del lavoro è dei lavoratori. Noi vi diamo condizioni di vantaggio, trovatevi il lavoro, per capirci. Questo è nessun strumento particolarmente attivo, molto poco dal punto di vista della quantità, come vi ho detto. Credo anche, infine, che si possa fare un commento su come, anche con qualche imbarazzo, almeno una parte della maggioranza tende a giustificare. Noi siamo rimasti, concludo su questo, abbastanza stupiti che non siano stati presentati almeno da una parte della maggioranza emendamenti alla Camera, perché vi sono diverse vicende che sono molto contraddittorie. L'argomento che viene usato da parte della maggioranza, quella che fa parte del Partito Democratico, è assai curioso, perché si dice che la direzione è giusta ma che il provvedimento è insufficiente. E allora le due cose bisogna sapere che non stanno insieme. Se il provvedimento è insufficiente, visti i gravi problemi, visti la priorità che il Presidente del Consiglio ha dato nel suo discorso alle Camere a questo tema, se il provvedimento è insufficiente la direzione è sbagliata. Noi pensiamo che il provvedimento che viene presentato oggi va nella direzione sbagliata. Infine, ultimissima nota, come ormai in tutti i provvedimenti, in tutti i decreti di questo governo, lungo la strada vengono aggiunti temi che non c'entrano nulla con la materia originaria. Temi che aggiunti in questo modo non consentono neanche di apprezzare le cose che noi potremmo anche apprezzare, per esempio il pagamento alla pubblica amministrazione, che per quanto fatto in modi magari non facilmente esercitabili, nel senso che non c'è tutto questo vantaggio da parte del sistema bancario a scontare alle imprese a quelle condizioni del 1,5-2% gli anticipi, però quello è un provvedimento che avremmo potuto apprezzare, l'hanno infilato in un altro decreto che era il decreto al lavoro, e l'hanno trasformato nell'ennesimo decreto omnibus e non ci consentono neanche di poterlo apprezzare, magari correggendolo, perché forse perdendolo efficace bisogna costruire qualche sistema di vantaggio superiore a quello previsto dal decreto che è passato al Senato. Quindi siamo di fronte, io credo, a una vera e propria foglia di fico, a uno strumento in gran parte propagandistico. Io stamattina, prima di venire qua, ho ricevuto alcune email da alcuni lavoratori in cassa integrazione, uno di questi era di Pomigliano, che mi diceva tutti a parlare della giustizia e tutti a parlare dei provvedimenti, di cosa fare o non fare sulla giustizia, di cosa è capitato al Presidente Berlusconi e dove sono gli interventi per noi, dove sono gli interventi per il lavoro. Ecco, se gli interventi per il lavoro sono questi, questo cassa integrato di Pomigliano ha ragione, non ci sono. Ed è per questo che noi, come si dice, ci apprestiamo a ripresentare in aula tutti gli emendamenti e a fare su ognuno dei punti che abbiamo scelto la nostra battaglia, a segnare in qualche modo le alternative possibili, pur in un decreto sbagliato, per rafforzarlo nella direzione di affrontare la disoccupazione senza peggiorare i diritti, senza peggiorare le condizioni materiali di chi cerca il lavoro o chi ha un contratto di lavoro, però, come si dice, non può trovare il nostro consenso, ovviamente, un decreto di questo tipo, né per il merito, né per il metodo e il modo con cui viene presentato, di corsa, all'ultimo momento, dopo che era stato sbandierato come una delle priorità. Grazie. Sì, due considerazioni. La prima, quando ci hanno in commissione spiegato il governo e la maggioranza che il decreto non si poteva cambiare e toccare, ci hanno spiegato che questa affermazione era un'affermazione di trasparenza.
Naturalmente era anche sbagliato il sostantivo, casomai si sarebbe dovuto parlare di franchezza. Oggi diventa farsa. Oggi scopriamo che quella trasparenza sbandierata è stata una farsa, perché la Commissione Bilancio non dà il suo ok al decreto perché mancano le coperture e tornerà il decreto al Senato. E ieri ci è stato spiegato per trasparenza, cioè per franchezza, cioè per farsa, che quel decreto non si poteva toccare perché non poteva tornare al Senato. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione invece riguarda la teoria dei piccoli passi, che viene sempre data come clava in testa a chi sostiene che il punto principale dei piccoli passi, cioè di questo spirito riformista, sarebbe la direzione. Perché si possono fare piccoli passi verso una direzione sbagliata, per esempio, e di questo ha già parlato Giorgio Airaudo. Io aggiungo una seconda considerazione. Nello stesso decreto ci sono direzioni di marcia diverse e contraddittorie, per cui non si capisce qual è la direzione. È quella dell'articolo 1, in cui si danno gli incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, oppure quella dell'articolo 7, in cui si incentiva la precarietà? Si incentiva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o la precarietà? Si incentivano quindi i contratti a termine, il contratto intermittente, i voucher, il lavoro accessorio, o si incentiva invece il lavoro stabile? Non si sa. La direzione va verso l'articolo 1 o verso l'articolo 7. Un secondo esempio di una direzione confusa. All'articolo 9 si dice una cosa giusta, e cioè si dice che c'è una responsabilità in solido del committente negli appalti verso chi riceve la commessa e l'appalto. Peccato che si esclude da questa responsabilità solidale le pubbliche amministrazioni. E quindi qual è la direzione, visto che gli appalti sono appalti pubblici e le fanno le pubbliche amministrazioni? Quindi il tema non sono i piccoli passi, ma la paralisi, la confusione all'interno del governo in generale di questo decreto, come esempio, in cui appunto convivono direzioni di marcia diverse. Allora la polemica non è sui piccoli passi, cioè il riformismo contrapposto a chi presenterebbe opzioni radicali, no, è capire qual è la direzione di marcia sul lavoro. Ci sembravano questi due elementi esempio di una difficoltà di paralisi del governo che, ci teniamo a sottolineare quest'ultimo punto, veniva già detto, non ha risorse, le risorse che ha le prende, le trova, sono sempre gli stessi, no? Come gli aerei di una citazione antica, sono sempre gli stessi soldi che vengono postati a finanziare cose diverse. Non è vero che venga premiato il mezzogiorno, la Lega ha fatto una polemica che non condividiamo nel modo più assoluto, ha un'ossessione da questo punto di vista, in cui segnala come limite del decreto il fatto che ci siano i soldi per il mezzogiorno. Non è vero, sono i soldi europei quelli che ci sono per il mezzogiorno, sono stati vincolati a quella destinazione, quindi non si potrebbero usare così, ma il punto è che fin quando non si capisce che non si può uscire dalla crisi se non si trovano le risorse dove ci sono per finanziare un intervento pubblico in economia e quindi stimolare anche interventi e investimenti privati, e così si crea lavoro, fin quando non si risolve questo nodo, che è quello della redistribuzione della ricchezza in un paese disuguale, in cui il 10% delle persone detiene il 50% delle risorse, non si troveranno le risorse, non si trovano le risorse, spostando da una parte all'altra non. E anche questo denota, e questo decreto è significativo anch'esso, il problema di fondo di un decreto paralizzato dalle contraddizioni interne al governo. Antonio Placido. Io credo che abbia ragione Titti, nel senso che non ci sono semplicemente contraddizioni che in realtà sono probabilmente più apparenti che reali e che probabilmente sono il risultato dell'assemblaggio di una maggioranza che è contraddittoria in sé. Lo dico perché è del tutto evidente che le contraddizioni che Titti ha appena rilevato fra l'articolo 1, quello sulla stabilizzazione del lavoro a tempo indeterminato, e tutte le forme incentivate di lavoro precario, è una contraddizione solo apparente. Quando si incentiva il lavoro precario, in realtà si spiazza il lavoro a tempo indeterminato.
quando si dice che la responsabilità solidale è esclusa per le pubbliche amministrazioni, puramente e semplicemente si stabilisce che non c'è. Quindi è assai meno contraddittorio di quello che sembra la sostanza di questo decreto. E poi credo che il problema, appunto, sia un problema di fondo, di impostazione generale. Quando il ministro Giovannini venne in audizione in commissione lavoro, introdusse il suo intervento, la sua comunicazione, dicendo che sarebbe stato illusorio fronteggiare la catastrofe occupazionale di fronte a cui era il Paese utilizzando semplicemente strumenti ed interventi riferiti al mercato del lavoro. Bene, questa è esattamente una misura che si limita a fare questa cosuccia qui, peraltro la fa male e la fa orientandola in una direzione che peggiora pesantemente la situazione attuale di garanzie e di tutele per i lavoratori. È del tutto illusorio e non c'è bisogno che siamo noi a spiegarlo ad un tecnico come il ministro Giovannini, che si possa fronteggiare la marea dei disoccupati attuali in Italia ricorrendo a misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Anche qui, fra le chiacchiere e i fatti, la contraddizione è solo apparente. Quello che sappiamo noi, il ministro Giovannini lo sa meglio di noi, e dunque è del tutto evidente che se si sceglie di imboccare questa direzione di marcia, si sceglie essenzialmente di fornire un ulteriore aiuto nello smantellamento, nella strada che porta allo smantellamento generale delle garanzie e delle tutele a difesa del lavoro e dei lavoratori, e lo si fornisce unilateralmente alle imprese. Il provvedimento è assolutamente inefficace in relazione al cassa integrato, al lavoratore in mobilità di Pomigliano che parlava stamattina con Giorgia Airaudo, è probabilmente abbastanza efficace in una situazione come questa per imprese piccole, medie e grandi che vogliano ulteriormente smantellare quel che resta di tutele e garanzie. Noi crediamo che vada fatta un'operazione di segno esattamente rovesciato, crediamo che non si possa prescindere da un massiccio intervento pubblico che produca un sostegno forte della domanda delle famiglie in questo momento e che, a fronte di una eccedenza strutturale di dimensioni mostruose di manodopera, soprattutto nel mezzogiorno, non si possa che riprendere in mano il tema di forme di sostegno al reddito tendenzialmente universali come quella del reddito minimo garantito. Sì, ecco, ovviamente se ci sono domande siamo a disposizione, volevo solo ribadire due questioni. La prima è che ovviamente voteremo contro questo provvedimento, e mi sembra evidente dalle cose che abbiamo detto. La seconda invece è che abbiamo presentato oggi il PDL, il progetto di legge relativo alla fissazione di un tetto per i manager sia pubblici che privati, sul modello di quanto era stato introdotto da un referendum in Svizzera recentemente e al contrario di quanto invece è stato derogato dal decreto del fare, che in questo momento è ancora in via di approvazione al Senato. Noi chiediamo ovviamente che oltre a tutta una serie di modifiche ci sia anche questa, perché riteniamo veramente scandaloso aver eluso il tetto dei 300.000 euro all'anno per i manager del settore pubblico. Ovviamente a questo punto lascio a voi le domande e la parola e vi ringrazio ancora. Dei 7 milioni di disoccupati di cui parla Airaudo, vorrei sapere appunto come si arriva a questi 7 milioni. Allora, gli emendamenti sono una ventina, 20 se non ricordo male, 23, ecco appunto, 23. E in alcuni casi sono intere riscritture degli articoli, in modo particolare dell'articolo 1 e dell'articolo 7, che sono due articoli che sono in palese contraddizione dentro il decreto presentato. Perché nel primo si dice che si vuole stabilizzare e nel secondo si deregolamenta l'apprendistato. Quindi, come si dice, sono due articoli, come si dice, che non si guardano, apparentemente non si parlano. In verità assecondano una tendenza che da tempo dice che è la deregolamentazione
quella che può forse creare qualche occupazione. I 7 milioni di disoccupati sono costruiti tra i disoccupati e quelli che non lo cercano. Volendo si può arrivare oltre i 9 milioni, come sapete, perché ci sono almeno quasi altri 3 milioni di lavoratori che hanno, pur facendo in alcuni casi più lavori, non raggiungono una soglia di reddito sufficiente a una vita dignitosa. Poi volendo si possono aggiungere 110.000 lavoratori, i dati sono della CGIL, di aziende che sono in cassa integrazione ma che però non hanno più un datore di lavoro, cioè quindi sono aziende in gran parte in deroga, ma non solo in deroga, che con le cessazioni delle casse integrazioni finiranno direttamente o nelle liste di mobilità. Quindi abbiamo un tema enorme, cioè il problema che abbiamo in questo paese è molto più ampio. Noi ci siamo limitati nelle nostre tenazioni a citare i dati dei disoccupati e di coloro i quali rinunciano a cercare lavoro, e si arriva a quella cifra lì. E abbiamo preso per buono i 67.800 posti di lavoro di cui ha parlato il ministro Giovannini, anche quando è venuto nell'audizione, come auspicio. Ma vi ripeto, c'è il professor Boeri che sostiene che stiamo abbondantemente sotto i 30.000. Peraltro, ricordo a tutti voi, ma perché è stato oggetto di polemica, di cui avete anche scritto, che l'idea che gli incentivi determinino nuovi posti di lavoro è assai discussa e discutibile, perché è molto probabile che chi ha bisogno di lavorare, perché essendoci un problema di domanda, come è noto, chi ha bisogno di lavorare assumerebbe comunque. Certo, se ha degli incentivi, magari uno in più lo prende, ma non è detto, per capirci. Quindi siamo a interventi che sono davvero molto più apparenti che reali rispetto al problema denunciato. Non c'è nessun dissenso nel PD. Nessuno che abbia firmato i vostri emendamenti, Civati, diciamo i soliti critici? No. Una specie di rassegnazione emergenziale, per questo che abbiamo parlato del CICE. Ieri era stato spiegato, come dicevamo prima, che non si poteva toccare il decreto perché non poteva che tornare così come era arrivato. Non poteva tornare al Senato, insomma, quindi bisognava che fosse approvato così com'era. Per questo dicevo prima della farsa, della trasparenza, franchezza che è diventata falsa nel momento in cui la Commissione Bilancio spiega che comunque va cambiato e così com'è non ha le coperture. Quindi per questa ragione la maggioranza si è astenuta da presentare qualunque emendamento e dal firmare. Poi il lavoro, come è noto, è un argomento sempre un po' ostico. Quindi anche i grillini non ne fanno una questione di battaglia. Grillini hanno i loro emendamenti, mi pare una cinquantina, ma ne presenteranno una ventina, sono quelli che discuteranno in aula, anche loro. E la Lega ne ha moltissimi, tutti sul Mezzogiorno, tutti per dire che il Mezzogiorno è la zavorra d'Italia e quindi insomma non si possono destinare le risorse al Mezzogiorno, tra l'altro diciamo negando quello che dicevamo prima, cioè che quelle risorse sono quelle europee destinate al Mezzogiorno, per cui diciamo non si avrebbero se non fossero destinate al Mezzogiorno, così come l'Italia non avrebbe risorse se non avesse anche delle condizioni di svantaggio rispetto ad altri paesi europei. Noi rivendichiamo che le risorse europee vadano maggiormente verso i paesi che hanno percentuali più alte di disoccupazione. La Lega ha tutta un incredibile numero di emendamenti, tutti a eliminare nome per nome le regioni del Mezzogiorno uno a uno. Quindi okay.